Beh, com'è? Come mattinata non c'è male. Sì. C'è il sole. Con il calore si spaccano tutte le luci. Si spacca tutte le luci. Siamo bui? Siamo bui. Siamo bui. Siamo bui. Chi è bui, suo amico? Sì, un mio amico, abitava vicino a casa mia. Ciao, bui. Vabbè. Ma oggi che giorno è? Sono quei giorni... Che non parte niente. No, che parte troppo. Ma si spacca. Che parte tutto. Si spacca una telecamera. Si spacca una luce. Si spaccano le... Un'altra luce. Le luci. E noi comunque siamo qui imperterriti. Si spaccano i microfoni. No, anche i microfoni. Tutto. Oggi è nato così. È venerdì 13. Oggi è giovedì. Sarà poi giovedì 13 anche giovedì. No, cos'è? Ma vabbè, comunque... anche sulla nostra postazione, chissà che uno abbia abbassato la luce, dice di colpo. No. Ce n'è una. Siamo gli unici che facciamo durare delle lampadine, facciamo durare che durano degli anni. Di solito una lampada per noi dura un anno. Noi duriamo tre giorni. Siamo partiti 5. 5, 6, 7, 8, 4 giorni. Non è male. Anche perché. Lo dico, siccome costano poco. Buongiorno! Ah, costano una cifra. Buongiorno a tutti i nostri teleaspettatori che sono qui, imperterriti anche loro. Ma tutti perché i giorni. Aspettano di giocare. Aspettano di giocare e aspettano anche. Com'è oggi? Siamo rilassati. Oggi sì, oggi. Oggi siamo rilassati perché siamo un po' tesi per altre cose. Per altre vicende. Pronto? Vedi, non c'è? C'è. C'è, pronto? No. Ciao, come ti chiami? Marisa. Marisa, da dove ci chiami? Provincia di Bologna. In provincia. Provincia verso dove? San Giovanni, Persicena. San Giovanni, Persicena. È proprio vicino a Forlì, in quel paesino limitrofo a Forlì. Tra Forlì e Modena. Tra Forlì e Modena e provincia di Bologna. È uguale. È benissimo. Allora, Marisa, quanti anni hai? Molti. Bene. 59. 59, beh, insomma, praticamente quando io ne manca uno per far 60. Quando io avevo 59 anni, io mi ricordo che stavo molto bene, quindi tu non devi piangere così. Sì. Quando... Ti auguro di stare come me quando ne avrai 59. Appunto, ma lui forse non ci arriva. No. Se vado avanti così, no? No, per me no. Assolutamente. No, sì. No, siete bravissimi, bellissimi. Marisa, bellissimo. Tu vuoi giocare con noi? Sì. Bene. Un po' buio. Allora. Allora, stamattina abbiamo iniziato con una sfortuna, in lo studio non va più niente. No, ma cerchiamo di andare noi, che comunque non siamo dipendenti dalla tecnologia per fortuna. Allora, giriamo la ruota e le domande dove le ha? Domande, non si preoccupi lei. Sì? Giriamo la ruota, Marisa! Ecco, vedete che Paolo ha una segretaria, sì, ecco. Che gli è andato a prendere... Ecco. Grazie Milly, grazie, sei troppo gentile. Molto bene. È uscito il... 2. La gonna un po' corta, Milly, ecco. È uscito il 2, carissima Marisa. Ti faccio una domanda difficilissima, sei pronta? Pronta. C'ha tre risposte, Ha tre risposte. Ecco. Allora, conosci Ligabue? Un po'. Beh, certo. Tutti i giorni al bar. Troppo giovane. Di vista, però, come dico. Certo. Il Ligabue ha cantato nella sua carriera lunga ed estrema. Come estrema? Estremamente efficace. Fastidiosa. Ha cantato Balliamo sul mondo, Balliamo sul bongo, no. O Balliamo sul fango? No. Balliamo sul mondo, penso. Complimenti! E sai cosa vinci? Hai vinto, per caso, così, una delle prime cassette la che la signorina venuta. Ci ha portato una cassetta. Grazie Milly che ci ha portato la cassetta. E ci ha portato la cassetta di Mauro Nanni, Melodie Italiane. Sai adesso non ha mai visto Milly? Perché Milly è sotto la scrivania. Milly col whisky la chiamiamo. Ma le è rimasto impresso quella cosa lì, eh? Ecco perché vuole sempre che noi prendiamo una... La scrivania. Una scrivania. Ha voluto la scrivania con... No, incorporato... Ho delle ragioni ben precise. Ci hanno fatto due scatole così per dei mesi e mi è rimasto proprio... Certo. Allora... Adesso tu rimani in linea con la nostra redazione e intanto noi ci vediamo il primo video di oggi. Il primo video di oggi ciao. È? Grazie Marisa, ciao! Ciao Marisa! Allora, oggi è Claudio Baglioni che canta Vieni come mia bella, come... Pronto? Pronto? Sì, te? No. Eccolo qua. Ecco. Se avete sentito la redazione e intanto... Era Baglioni. Cosa possiamo fare? Possiamo... Andiamo con la musica, speriamo che vada almeno. Ma non va neanche quella oggi. Non va niente.
da di matti. Stasera abbiamo trovato qui Riviera. Pensavo di stare da solo con te, invece qui in pista di gente ce n'è. Ormai ci siamo e ci divertiamo. Ormai questa musica chiama anche noi. Il tuo cuore fa tic, il mio cuore fa tac, ma se forte il tuo amore deve fare tic tac. Il tuo amore fa tic, il mio amore fa tac, come un grande orologio batte forte tic tac. Che banda di matti, che banda, si va in mare aperto su un'onda. Pensavo di stare da solo con te, invece qui in pista di gente ce n'è. Ormai ci siamo e ci divertiamo. Bene, spero che siamo in onda. Non lo so, non abbiamo neanche i monitor di ritorno. Niente, benissimo. Chiediamo al nostro ospite, siamo in onda? Ah, siamo in onda, benissimo. Grazie, molto gentile. Parla. Parla, l'ospite parla. L'ospite oggi è arrivato. A differenza di ieri? Ieri non è arrivato, ma ecco. Vabbè, lasciamo per. Oh, ieri era ieri. Allora ieri presentiamo il nuovo ospite. L'ospite di oggi, con, diciamo, quello che ha fatto nella vita. No, promesso per Sanremo. Cioè, gli promettiamo che non ci va. Vi promettiamo che non ci andrà. Ecco, che sta sempre a cantare le canzoni qua. Ecco, che infatti a noi fa molto piacere. A noi sì, saremmo no, però noi sì. Inizia giovanissimo a studiare canto. Vabbè, credevo che... All'età di 14 anni vince concorsi importanti come il Festival di Monte Carlo. Infatti a momenti lo mettono sotto in macchina. Sì. Ed è stato grave. Però si è salvato, è miracolato, è andato a Lourdes. Le tournée in Russia e nei paesi dell'est lo arricchiscono di esperienza e professionalità. Dopo un periodo di inattività si ripropone al pubblico con un gruppo di 5 musicisti che lo accompagnano nelle serate sempre più numerose e piene di amici e di amiche, speriamo, che seguono le sue canzoni. Molto bene! Lei, che sta poco bene, le aspirine le deve prendere con la bocca, le aspira col naso, non è carino. Certo. Discografia, vediamo se lo riconoscete da questo. Canto di primavera, Diablo, non sono di FIBA. No, esatto. Sempre canto, non è una minaccia. Certo. Notte d'estate, la mia Ave Maria, scusate, melodia italiana. È melodia. Che cosa? Melodia è questo momento... Ilare è bellissimo, di buona musica, adesso a parte gli scherzi, veramente una gran bella voce. Sì. Signore e signori, è qui con noi a Italia Musica, contento di esistere e con della rabbia già che ha verso di me, perché mi odierà sicuramente. Quello è certo. Perché faccio il turno. Signore e signori, Mauro Nanni, eccolo qua, che ci canta? Che ci canta, Vieni come mia bella, in versione. No.
Non canta mai nessuno quella canzone lì. Quella lì non la canta nessuno. Solo noi. Noi. Uffa. Esclusiva. Siamo solo una cosa. L'abbiamo fatta rap. Rap. E vieni, e com'è? È mia bella. È bella. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giorgio. Giorgio da dove? Bologna. Da Bologna. Giorgio Di Piano, immagino. Famosissimo Giorgio Di Piano. È un ragazzo che... È il santo? Sei santo? Non ancora, ma ci spero. Sì, che dipende da tua moglie, insomma. Non è sposato. Non è sposato, non sei sposato. Sono sposato, sì. Sennò sei santo, va bene. È santo, va bene, io lo sapevo. Lo sapevo. Allora, tu vuoi giocare con noi? Va bene. Allora, adesso Mauro Nanni, sì, che lo vedi inquadrato, andrà alla ruota e farà girare la ruota. Lui, vabbè, ci abbiamo questa velina. Lui per forza? Eccola, pronto. È il nostro velino. Vai. Vabbè, vai. Facciamo una cosa, con un po' più di veemenza. Uno. Allora la domanda. Benissimo. La domanda, Paolo, è... Giorgio, vai di piano, eh? Vai. Sei concentrato? Abbastanza. Allora, è difficilissima. Di che colore è il cavallo bianco di Garibaldi? Nero. Maculato? Credo fosse una parolaccia, maculato. No. E invece... Ma è maculato? Posso rispondere? O bianco? Aspetta. Attento perché c'è l'inganno. Rispondo? Vai pure. Ma a scadenza che siamo il valore nominale 100 lire, 10 milioni, 100 milioni. Va bene? Mauro Nanni canta oggi per noi. Quanti milioni ha detto? Ma non lo so, però va bene. Giorgio! È morto. Giorgio... Non sapeva che Garibaldi non aveva il cavallo, aveva lo scooter. Cos'è che ha detto? Non lo so. Com'è che si chiama la canzone di Ronaldo? Non mi ricordo. Quanti milioni? E la scaletta chi ce l'ha? E chi se ne... No, però c'è Mauro Nani che canta, lo saprà. Ma qual è la canzone che canta? Italia... Italia in fiore, oh. A Italia in musica, a Italia in fiore, Mauro Nanni. Quanti si è spaccata milioni? Un'altra lampadina. Quanti milioni? La biglietta voi. Quando l'alba si accende, è un falò di bagliori accecanti. Qui, sotto il cielo splendente, primavera risveglia l'amore col profumo dei fiori. Vai in pubblicità. Sei la terra più bella che c'è, Italia in fior, quando il sole puoi tu regalare ad ogni cuore, ogni fiore profuma con te. Quando viene la primavera, sei la fonte di felicità per chi ama, chi sogna e chi spera. Qui dove i rossi tramonti brillano di colori fiammanti, qui sotto il sole abbagliante c'è chi sogna un tramonto tra i fior, è una notte d'amore. Per chi può mirare il tramontare, sei la terra
specie, col tuo mare, il tuo sole di fiori, e con te tramontare non può la speranza per chi.